Ciao a tutti, oggi la nostra puntata dedicata ai 20 minuti con l'amica, vi parliamo di cosa? Del CD32, ragazzi. E sì, per completare la collezione ho deciso di acquistare questa macchina che è, come molti di voi sanno e conoscono, una sorta di Amiga 1200, leggermente ridotta dal punto di vista hardware, con in più il lettore CD. Nello specifico oggi andremo a vedere come si può utilizzare il CD32 nel 2022, data in cui stiamo registrando, oggi è l'11 di gennaio, questo Amiga CD32 con la possibilità di utilizzarlo sia chiaramente in modo originale, quindi semplicemente connettendolo a una televisione, perché questa macchina offre sia l'uscita composito che il super video, che era un vecchio formato che andava bene sui televisori CRT delle ultime generazioni prodotte, quindi già con uno standard di qualità video superiore, oppure tramite altre interfacce o aggiunte si può utilizzare, sempre stando nell'ambito originale, con l'uscita RGB. In questo caso vedremo un'Amiga CD32 potenziata. Adesso vediamo di entrare nello specifico. Ricordo a tutti che lascio in descrizione sotto su YouTube, dove state vedendo questo video, il link del nostro gruppo Facebook, che invito tutti sotto nel link a guardare sotto in YouTube, a registrarvi nel nostro gruppo di Facebook, dove troverete tanti appassionati sia di Amiga che di retro gaming in generale. Allora, perdonate il disordine perché è una situazione temporanea, perché devo trovare una sistemazione migliore. Allora, come vedete, io qua ho una scheda di espansione. Adesso entreremo nel dettaglio che ho acquistato. È collegato il mio 1084S, che è il monitor della Commodore, sulla porta RGB. Qui ho il DB9 e di qui ho sulla mia interfaccia di espansione. Ho collegato il cavo classico che troviamo anche sul 1200 qua dietro, di uscita con il cavo Amiga, che è questo, per connetterci con l'RGB. Giusto per dare una panoramica della macchina, per chi la conosce poco, abbiamo comunque dietro un'uscita sia audio col canale sinistro e destro, quindi in stereo, l'uscita composito che vedete qua, oppure abbiamo che l'uscita super video che vi accennavo prima, e l'uscita chiaramente RF per chi vuole usarlo ancora sul televisore. Quindi da questo punto di vista diciamo che la macchina è completa. Questa è l'alimentazione e il pulsante di accensione. In più, questa macchina, non avendo la tastiera di base, perché funziona anche senza, perché era stata venduta da Commodore anche se in forma ridotta come Amiga 1200, ridotto dal punto di vista hardware, ma ha la stessa potenza come base, ha in più la regolazione per le cuffie con l'audio, come vedete qui, il LED di accensione, l'altro LED che adesso è fermo, che segnala il caricamento dati sia dal nostro lettore CD, sia dall'hard disk, che vedremo adesso a vedere in dettaglio come. Sulla porta laterale abbiamo due porte, dove abbiamo l'attacco per i joystick e l'attacco per il mouse, con attacchi standard Amiga, comunque quello DB9 che troviamo originale sull'Atari, sul Commodore 64, sugli Amiga, quindi joystick normalissimi. Ora entriamo nello specifico di questo CD32 mio in particolare, quindi che ha in più una scheda di espansione acceleratrice e un hard disk interno. Ora vi mostro nel dettaglio come aprirlo e cosa c'è dentro. Allora, per aprire la macchina, raccomando sempre di aprirla. Se siete capaci, lo fate sotto la vostra responsabilità. Se non siete capaci, chiamate un tecnico autorizzato. Allora, per aprirla basta togliere queste viti qui, 1, 2, 3, 4 e 5, e poi basta sollevare il coperchio. Quindi ecco la macchina aperta, lascio il flat del CD-ROM attaccato, ve la tengo su con la mano. Abbiamo all'interno, come vedete, una scheda che si chiama Terrible File 330, che vi dà anche in più, oltre all'acceleratore con il Motorola 68030, un IDE aggiuntivo che sul CD32, non, a differenza del 1200, nonostante non sia una specie di replica ridotta di un Amiga 1200, vi dà la possibilità di avere un IDE, quindi poter collegare un'interfaccia con PAD Flash to IDE o SD to IDE, e avere quindi una sorta di emulazione
dell'hard disk interno dell'Amiga. Il nostro CD32, come potete vedere, con anche all'interno la nostra scheda acceleratrice, si chiude perfettamente. Questa qui è un'interfaccia che vediamo adesso a seguire. Ce ne sono di due modelli. La potete trovare su internet, serve per utilizzare lo slot espansione presente su ogni CD32. Questa è la versione base, comunque la Keeper 2K, la versione 6.0 come riportata del 2017, e adesso ve ne mostro un'altra che mi è arrivata oggi. Questa è quella che è appena arrivata, sempre come vedete molto simile, in più ha, sempre dello stesso produttore, la versione nuova, anche l'interfaccia per collegare una tastiera, vi faccio mettere a fuoco meglio, tipo PS2 al nostro CD32. Quindi, se avete la tastiera originale o se, come nel mio caso, non ce l'avete, attenzione che non tutte le tastiere sono compatibili, ma diverse tastiere PS2, quelle per i PC Windows vecchio stile, tanto per capirci, le tastiere vecchie, se ne avete in casa uno, comunque qualcuna è ancora in vendita, non regalate soldi, perché sto vedendo che gli Amiga, purtroppo l'altro giorno ho visto un Amiga 1200 a 799 € in offerta su eBay, e il comprarlo subito a 1000. Questi erano i prezzi dell'Amiga 1000, ragazzi. Non vogliamo fare troppe polemiche, ma non regaliamo i soldi, chi se ne approfitta degli appassionati. Gli Amiga 1200 ci sono ancora in giro, pagarla una cifra esatta e corretta, massimo 400 €. Esagerare. Un CD32 con che ha in più il lettore CD, ma è un Amiga 1200 di base con delle riduzioni dal punto di vista hardware, la dovete acquistare, secondo il mio parere personale, dai 200 ai 300 € al massimo, se in ordine e chiaramente funzionante. Pagate con PayPal, perché se la macchina ha dei problemi vi fate rimborsare, nel qual caso acquistate da eBay, o comunque fatevele provare se andate a ritirarle direttamente. Quindi andiamo nel dettaglio, eccoci qui con le nostre solite Amiga, accendo il CD32, guardate qui, ho appena dato la corrente, vedete che si è acceso il LED, si accende anche il LED arancione, vuol dire che sta cercando in questo momento se c'è un CD all'interno, non abbiamo niente all'interno. A questo punto ha iniziato a fare il boot da hard disk. Ecco qua, io ho dentro, come ho fatto vedere, una Compact Flash collegata al bus IDE, dove normalmente andremo a collegare un hard disk meccanico. Quindi la Compact Flash cosa serve? Guardate nella lista, nella playlist del mio canale YouTube, gli altri video dedicati all'Amiga, dove vedete in dettaglio le soluzioni da utilizzare oggi nel 2021, 2022, ormai siamo nel 2022 perché oggi è 1 di gennaio, i nostri Amiga al meglio, quindi togliendo l'hard disk meccanico e mettendo un SD o una Compact Flash, le schedine classiche che utilizziamo nelle nostre macchine fotografiche e nei cellulari, quindi con la possibilità di fare facilmente dei backup e tutto il resto. Ma entriamo nel dettaglio. Come vedete, io ho acceso la mia macchina, ho collegato, adesso vi faccio vedere, un mouse compatibile, quindi c'è la possibilità di mettere anche mouse compatibili, purché sia compatibile Amiga, chiaramente. E abbiamo la nostra classica immagine. Adesso vediamo di entrare nel dettaglio di questa meravigliosa, secondo me, scheda acceleratrice, che è la TerribleFy 330, quindi con Motorola 68030, come vi ho detto prima. Questa scheda è una scheda acceleratrice, ci offre diverse cose, e adesso vi faccio vedere varie cose. Allora, apriamo. Io in Utility mi sono messo il SysInfo, ve lo faccio vedere in dettaglio. Allora, eccoci qua. Questo è il SysInfo versione 4.4. Vi faccio subito uno speed test, così vedete. Allora, ecco qua. Come vedete, direi che la scheda è ottima, perché comunque si posiziona qui, è superiore a un'Amiga 3000 e offre comunque, secondo me, ottime. Vedete che comunque è un'Amiga 1200 a tutti gli effetti, perché su un'AGA come chipset, versione Lisa, ha sul 68030 è cloccato, come vedete, a 51,80 MHz, 10 punti secondo me. È un ottimo compromesso per avere, senza dover prendere la Vampire, una scheda che vi tiene l'Amiga, che funziona su schermo CRT, senza bisogno di andare in HDMI, con il 68030, quindi adesso vedremo come funzionano i giochi e tutto il resto in modo impeccabile. Allora, esco dal mio SysInfo, come vedete non ci sono trucchi, non ci sono inganni, in più chiaramente sul
su CD32 possiamo sentire anche CD di musica, usare i giochi per i CD32 che sono stati sviluppati su CD, e abbiamo in più l'estensione per quanto riguarda il discorso del joystick rispetto all'Amiga 1200, perché era stato prodotto un joystick specifico per l'Amiga CD32 con più tasti, perché come ben sapete l'Amiga funziona come il Commodore 64 di base con un tasto solo. Anche qui allora adesso vi spiego una cosa subito. Io uso, e dopo vari esperimenti e tutto quello che volete, ho trovato utile utilizzare un vecchio joystick, adesso vediamo di trovare la luce giusta, della PlayStation 1, come con il suo adattatore. Ritengo, dopo varie prove, è chiaro che c'è l'Albatros famosissimo con i suoi micro switch interni, ma trovo che abbia una levetta della corsa troppo estesa per giocare, mentre il nostro famosissimo joystick che avete molti di voi sicuramente hanno, che trovate in forma super economica della PlayStation con il suo adattatore per l'Amiga, che adesso vi lascio, come vi dicevo, il link in descrizione sotto nel video per poterlo trovare. L'ho preso su eBay, ordinatelo se volete, non è un obbligo, chiaro, è solo un consiglio. Funziona veramente bene, vi dà la possibilità di settarlo anche come joystick per i CD32, quindi sfruttare più tasti. Invece di avere un tasto solo, per i giochi del CD32 potete sfruttare più tasti. Vediamo qualche gioco, come si comporta questa scheda e come è veloce. Guardate qua che meraviglia, io ho il mio joystick, guardate, mi sposto, funziona perfettamente, non c'è un minimo di lag, guardate, entro e i giochi vanno subito tutti. Ecco qua, guardate i tempi, avete visto? Caricamento velocissimo, guardate. Ho su una scheda Compact Flash comunque economica, ragazzi. Non c'è su nulla di particolare. Ecco qua, Bubble Bobble. Spettacolo, eh? Premo uno non lo posso premere perché ho sotto il 1200, mi sono confuso. Stiamo usando CD32, che è questo qua. Guardate qua. Meraviglioso, ragazzi. Funziona veramente bene questa scheda. Guardate il joystick, come risponde bene quello della PlayStation 1. Secondo me ne vale veramente la pena. Avete visto? Veramente, veramente bello. Funziona benissimo. Sia audio che sonoro, i giochi in VHD load vanno benissimo. Vi faccio vedere un altro gioco, sempre famosissimo, James Bond 2. Guardate. È in versione AGA. Ho lanciato il gioco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondi, gioco caricato, chiaramente in VHD load, però guardate, spettacolo, funziona veramente bene. Secondo me è un giusto compromesso se volete usare 68030, quindi un processore veloce che era nato per Amiga. Potete usare ancora i suoi chipset, uscite ancora su un monitor CRT e potete godervi in Amiga al meglio nel 2022, con una spesa secondo me accettabile. Chiaro, uno può usarlo anche nella versione base con i suoi giochi su CD originali e non c'è nessun problema. Oppure potete prendervi, come nel mio caso, una scheda acceleratrice che vi offre due cose sostanzialmente. Uno, 68030 è l'espansione di memoria interna a 64-128 MB di memoria fast RAM in aggiunta alla vostra macchina. E seconda cosa importante, secondo me, l'IDE per collegare un SD o una Compact Flash, che ricordo sono le schedine che usate su cellulari o sulle macchine fotografiche normalissime, e potete sfruttare i giochi in VHD load e i programmi che potete installare sul vostro hard disk. Come vedete funziona meravigliosamente bene, scorre velocemente, non c'è nessun problema. I giochi sono perfetti ed esce su schermo CRT, ma veramente senza problemi, compatibile al 100% con tutto. Guardate come va bene, scorrevolissimo, perfetto. Questo James Bond versione AGA, ragazzi, quindi era già per almeno 1200. Ricordo
CD32 è un Amiga 1200 ridotto. Ridotto per cosa? A qualche porta in meno. Ma grazie a delle espansioni sia originali per il CD32 che quelle prodotte oggi e in vendita oggi nei negozi che trattano prodotti Amiga, potete potenziarla. Vediamo un altro esempio. Lasciamo un attimino i giochi. Allora, come ricordo ancora una volta, guardate nella playlist e negli ultimi video caricati delle puntate di 20 minuti con Amiga, dove abbiamo trattato vari argomenti in merito all'Amiga 1200, al CD32, all'Amiga 500, per vedere i vari modelli. Ho fatto diversi video e ho spiegato anche come utilizzare questi tool che io utilizzo normalmente e che consiglio sempre: il King Con, che è l'estensione per le shell per avere dei comandi in più moderni, oppure il Magic Menu o il Tool Pref. Allora andiamo a prendere ad esempio un classico che tutti amiamo sull'Amiga, che sono le canzoni. Quindi eccoci qui, che vi faccio vedere come vanno bene i moduli. Avete visto, caricato subito. Velocissimo, ragazzi. Guardate qua se cambio canzone. Come vedete risponde meravigliosamente il mouse, eh? Allora, stiamo usando questo programma, si chiama Eagle Player, eh? È la versione 2.06, come vedete. È una sorta di Amiga Amp o Winamp per Amiga. Serve per caricare i mod, che sono le prime versioni, chiamiamole così, mi consentono i puristi che chiudete le orecchie, degli MP3. I vecchi MP3 sono i file mod musicali per l'Amiga. E vedete comunque che va a meraviglia. La Terrible Fire 330 su Amiga CD32. Meravigliosa, eh? Vedete che funziona veramente bene. Perdonatemi, ma ho il mouse in una posizione. Vedete che i programmi si esce subito e qualsiasi cosa decido di andare a caricare, programma. Guardate, per scrivere, eccolo qua, adesso abbiamo lo sfarfallio del monitor, eccolo qua, quello corretto, scusatemi, perché purtroppo sapete che se tra CRT e i cellulari nuovi si litiga un pochino per il problema di frequenza e aggiornamento frequenza. Vedete che comunque i caricamenti sono istantanei, sia per i programmi di musica, sia per i giochi in VHD load, sia per programma per scrivere. È veramente versatile e vedete che vi lascia un megaset di chip RAM, che ha chiaramente sulla macchina CD32 a 2 mega come l'Amiga 1200, e 132 mega, perché sono 128 mega, diventano 132, disponibili di fast RAM. Se avete domande chiedete nei commenti e lasciate, mi raccomando, un like, ragazzi, se vi piace il video, perché io sono un appassionato e mi serve per capire se faccio i video che possono interessarvi. Chiaramente tutto funziona, i programmi sono sempre i soliti che utilizzate su Amiga. Vi posso far vedere qualcosa giusto per farvi vedere che non ci sono errori di nessun tipo. Guardate, Directory Opus caricato istantaneamente senza problemi e vedete che è molto molto reattivo, non ho nessun problema con nessuna cosa che io voglio provare ad utilizzare. Allora, adesso vi voglio far vedere un'altra cosa. Allora, una cosa che consiglio a tutti, non è certo una novità, ma comunque secondo me ne vale veramente la pena per avere qualche gioco in più su Amiga, è l'AMI Master Gear. Allora, è un emulatore di Master System e Game Gear. Scusate, ho il mouse in una posizione un po' scomoda, però vabbè, devo farvi il video. Guardate i giochi, io adesso ho scelto di andare su Master System. Vediamo un attimino qualcosa, allora, che ne so,
Aladdin, insert, guardate, vado di, allora, scusate un secondo, perché non è che lo uso ogni secondo, Power On, guardate, i giochi del Master System, ragazzi, del Game Gear, sonoro perfetto, Terrible Fighter 130, ragazzi, su CD32, c'è anche per Amiga 1200, guardate come girano bene, così abbiamo a disposizione i giochi del nostro Amiga 1200 o dell'Amiga 500, perché chiaramente sono tutti compatibili, e in più con la Mi Master potete, se avete giochi che comunque dovete avere originali, io li ho, guardate i miei video perché mi piace collezionare videogiochi originali, dovete sempre avere una copia, se no, come in questo caso, possiamo utilizzare, avendo l'originale, la copia su file dei giochi, e vi dico che sono veramente validi e belli, e come vedete funzionano perfettamente senza nessun problema. Guardate, è solo un 68.030, intendiamoci, ci sono schede più performanti che costano chiaramente il doppio, però abbiamo in più un emulatore del Master System che funziona, e il Master System offre tanti giochi, ragazzi, come vedete va veramente bene. Come ultima cosa vi faccio vedere anche un programma di grafica, e questo è un tool che io ho configurato, ricordo, guardate nei video come configurare questi programmi, se volete anche video specifici chiedete nei commenti o iscrivetevi al canale di Facebook e fate domande, vedremo di aiutare tutti per configurare questo tipo di programmi e avere questo tipo di accesso. Oggi vi faccio vedere Deus Paint, guardate qua, caricamento come vedete veramente veloce, guardate, è perfetto, avete visto, è istantaneo. Adesso non so se qua un'immagine, ho paura di non averne, comunque non importa, vedete che è veramente veloce, funziona bene, caricamenti istantanei, nessun errore, va tutto, non vedete, entra, esce, la memoria si libera istantaneamente, non abbiamo problemi di sorta. Se avete domande o volete vedere qualche programma particolare, chiedete. Spero che anche questa puntata, ragazzi, vi sia piaciuta sullo speciale dedicati all'Amiga, e oggi abbiamo parlato del CD32. Se avete domande per la Terrible Fire, per il CD32, per l'Amiga 1000, che vedete abbiamo qua sotto disponibile, con dentro, come vedete, un Gothic, o avete domande per il 1200 o per il 500, guardate nella lista dei video quello che ho messo disponibile. Se volete video specifici chiedete nei commenti, lasciate sempre un like, grazie a tutti e un abbraccio, ci vediamo prossimamente con un nuovo video, a presto, ciao ragazzi.